Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono Eli e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare, assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Per il caso di oggi ci troviamo in realtà in un po' di posti diversi, ma prevalentemente in giro per tutto l'Ohio. Se mi seguite su TikTok o se seguite qualcun altro che parla di true crime su TikTok, nel caso seguitemi, saprete già che questo stato, l'Ohio, è particolarmente conosciuto nella cronaca nera. Ovviamente ogni stato ha il suo, ha i suoi episodi brutti, bruttissimi, terribili di cronaca nera, però per qualche motivo l'Ohio continua sempre a spuntare, in particolare nei crimini un po' più crudi, un po' più particolari, insomma. Nel corso delle mie ricerche per scegliere il prossimo caso da portare su YouTube, mi sono imbattuta in questa storia di cronaca nera, in questo caso, ed effettivamente, per quanto io sappia, è abbastanza unico nel suo genere, nel senso che non ho mai sentito di un caso simile. Prima di iniziare con la storia volevo darvi giusto un paio di informazioni di servizio, diciamo così, per il mio canale YouTube. Come sapete io posto 3 volte a settimana, martedì, giovedì e domenica. Da quando è iniziato il podcast Red Room con Andrew Files, in descrizione trovate tutti i link utili, postiamo un episodio di Red Room ogni primo e ultimo giovedì del mese. Ovviamente è un podcast dove parliamo di true crime, di misteri, di ogni tanto anche un po' paranormale, quindi ho scelto che per questa prima stagione di Red Room, quando esce l'episodio, ovvero il giovedì, non uscirà un video su questo canale, mi vedrete insomma su quel canale. Quindi questo giovedì non uscirà un video su questo canale, ma su Red Room. Dopo questa news, insomma, informazione di servizio, torniamo con il nostro caso. La nostra storia inizia nel 1989, più precisamente il 1 aprile. Ci troviamo in una piccola città di circa 2600 abitanti chiamata Strasbourg. È una cittadina davvero molto tranquilla, la maggior parte degli abitanti al tempo lavorava nella propria fattoria o in qualche azienda agricola che si trovava nell'area. Uno di quei posti, non so se ce l'avete presente, ovviamente ne abbiamo anche in Italia, uno di quei posti dove davvero c'è un senso di comunità molto stretto e un senso generale di sicurezza. Comunque non dico che proprio magari la gente non chiude le porte a chiave, ma tendenzialmente le persone si sentono tranquille a vivere lì. Qui viveva anche un uomo di 35 anni di nome Donald Welling. Donald era una persona molto abitudinaria, aveva la sua routine che seguiva cascasse il mondo con pioggia, neve o bufera. Era una persona a cui piaceva molto correre, fare jogging, e tutti i sabati mattina, cascasse il mondo, lui usciva e andava a correre. La sua famiglia sapeva praticamente a memoria l'ora in cui usciva, il percorso che avrebbe fatto e a che ora sarebbe tornato. Quel giorno era un sabato, quindi come tutti i sabati Donald uscì per andare a correre. Passarono i minuti, poi un'ora e Donald non tornava, ed era una cosa davvero fuori dal comune per lui, quindi la famiglia chiaramente iniziò a preoccuparsi. Un vicino verso metà mattina sentì uno sparo. Era palesemente uno sparo, però era una zona in cui non era inusuale sentir sparare, non perché fosse l'America e la gente si mette a sparare a cavolo, no, perché era questa strada. Si trova vicino ad un'area di caccia in realtà anche abbastanza conosciuta, quindi era abbastanza normale sentire spari di persone che magari erano lì a cacciare. Fatto sta che la famiglia, preoccupata per Donald, decise di uscire e ripercorrere la strada che sapevano che Donald solitamente facesse quando faceva jogging per cercarlo. Lo troveranno purtroppo senza vita, sdraiato per terra a lato di una strada asfaltata. Sul petto aveva una grossa macchia di sangue, chiamarono la polizia, anche l'ambulanza in realtà purtroppo era già morta da un po' di tempo, non c'era più niente che si potesse fare per lui, e venne fuori che era stato colpito da un proiettile. Per quanto la polizia si impegnò nelle indagini, non riuscirono a trovare assolutamente niente. Cercarono ovviamente un bossolo, ma non lo trovarono da nessuna parte. Cercarono ovunque, anche con i metal detector, non trovarono niente. E questo particolare sarà un qualcosa di ripetitivo nel corso di questa storia. Sapevano che non si poteva trattare di una rapina perché non gli mancava niente di dosso. Poi vabbè, se una persona deve rapinare qualcuno, non punta solitamente una persona che sta correndo
correndo, perché quando vai a correre non è che ti porti dietro proprio i centoni. Riuscirono a indagare un po' sulla vita di Donald, non era una persona che aveva problemi davvero con nessuno, indagarono anche tutte le persone a lui vicine, familiari, fidanzate, eccetera, avevano tutti un alibi, quindi non riuscirono davvero a neanche iniziare le indagini su una piccolissima pista. Spostiamoci ora sia cronologicamente che geograficamente. Ci troviamo a Bannock, un'altra cittadina dell'Ohio che conta circa 3.000 abitanti, anche abbastanza vicina a Strasburg perché da lì a Bannock c'è circa un'ora di macchina. Si tratta di una città in realtà molto simile a Strasburg, molto tranquilla, prevalentemente agricola. E il 10 novembre mattina, anzi proprio le primissime ore del mattino, un ragazzo di 21 anni di nome Jamie Paxton si trova poco fuori questa cittadina per cacciare. È una zona quella molto conosciuta per la caccia di cervi, quindi molto spesso insomma i più appassionati di caccia vanno in quella zona per cacciare appunto proprio i cervi, ed era lì esattamente per quello anche Jamie. Il ragazzo era da solo ed era una cosa normale per lui, nel senso che molto spesso andava a caccia da solo, era una cosa che gli piaceva fare da solo. Aveva lasciato il fucile in auto e stava facendo una passeggiata praticamente in quell'area per cercare di capire, insomma, di fare una strategia di caccia, capire dove appostarsi. Da qui in poi passano le ore e la sua famiglia non seppe più niente di lui. Anche loro, chiaramente, come nel caso di Donald, iniziarono a preoccuparsi, sapevano che sarebbe andato in quell'area, quindi andarono lì per cercarlo. Quando trovarono la sua macchina parcheggiata con all'interno il fucile, capirono che doveva essere accaduto qualcosa, quindi contattarono le autorità. Partirono le ricerche che si concluderanno alcune ore dopo, quando un amico di Jamie lo trovò anche lui purtroppo senza vita. Era stato colpito da ben 3 proiettili, 2 nella zona del torace, 1 vicino all'anca sinistra. Era palese a questo punto si fosse trattato di un omicidio per diverse motivazioni. 3 proiettili non possono essere un errore, che purtroppo capita appunto quando ne abbiamo sentiti anche in Italia in zone di caccia. Non è né la prima né l'ultima volta che un cacciatore viene colpito, magari scambiato da degli altri cacciatori per un animale. Non l'ho mai capita questa dinamica, sinceramente, come si possa scambiare una, cioè non dovresti accertarti che non è una persona prima di sparare, non lo so, non me ne intendo niente di caccia, chiaramente non mangio carne, per quanto è una dinamica che non comprendo, ne abbiamo sentiti di casi anche in Italia, purtroppo accade, però di certo 3 colpi di pistola vanno un po' fuori dall'incidente di caccia. In secondo luogo, dove hanno trovato il corpo di Jamie non era una zona boschiva, non c'era fitta vegetazione, quindi era difficile immaginare che qualcuno, magari non vedendolo bene, potesse averlo scambiato per un animale. Terzo motivo per cui questa ipotesi dell'incidente non è mai stata veramente considerata per questo caso era il fatto che Jamie indossava una sorta di pettorina un po' simile a quelle che si utilizzano quando si fa un incidente magari o si ha un guasto alla macchina in strada. Anche in questo caso, come il caso prima e purtroppo molti dei casi di cui parleremo a questo punto, non presentava tracce di nessun tipo da nessuna parte. Cercarono di nuovo i bossoli, riuscirono a capire più o meno dove si doveva trovare la persona che aveva sparato dall'inclinazione dei proiettili che avevano colpito Jamie, ma di nuovo non trovarono assolutamente niente. In più Jamie era un bravo ragazzo, era ben voluto da tutti, non aveva nemici, non aveva davvero nessuno che dovesse volergli fare qualcosa di male, motivo per il quale anche in questo caso nessuno riuscì a tirar fuori nemmeno una più piccolissima teoria, ipotesi da cui iniziare le indagini. Una figura importante ovviamente per il caso specifico di Jean, ma in generale per la nostra storia, è la madre, una donna di nome Jean, che non riuscì ovviamente ad accettare questa cosa che era capitata a suo figlio, non riusciva a capire di come un ragazzo che va a caccia, un ragazzo tranquillissimo, una persona che non ha mai avuto problemi con nessuno, possa finire così. Motivo per il quale iniziò a scrivere delle lettere che inviava a un giornale locale, che poi venivano pubblicate, lettere in cui lei praticamente parlava con l'assassino di suo figlio, che ovviamente lei non conosceva. Ovviamente il suo obiettivo era quello di convincere questa persona a andare alla polizia a confessare quello che aveva fatto. There was just every time I would sit down to write a letter, I would say a prayer. And I would say, please God, just give me the words to get to the person that killed my son. And I always felt if I could get my letters into the hands of the person that killed my son,
I felt that I could get a response from them. Questa azione, questa iniziativa, insomma, di Jean avrà in realtà un risultato. Dovremo aspettare però per quel risultato un po' di tempo e nel frattempo purtroppo il nostro assassino colpì ancora. Pochissimi giorni dopo in realtà a Jamie, più precisamente 18 giorni dopo, il 28 novembre. Questo caso in particolare è l'unico caso di cui parleremo che non è avvenuto in Ohio ma in Massachusetts. Più precisamente vicino a una città di nome Duxbury che si trova a circa 10 ore di macchina da Bannock, l'ultimo nostro caso. Anche lì c'è una zona di caccia abbastanza frequentata. Come potete immaginare, in realtà questo caso sarà l'ultimo ad essere collegato a questa serie di casi, semplicemente per la sua posizione geografica. Quel giorno un uomo di 30 anni di nome Kevin Loring si trova a caccia appunto con altri suoi due amici. La mattinata era passata in realtà abbastanza veloce, era arrivata l'ora di pranzo, quindi i tre avevano deciso di fermarsi in una zona all'ombra per mangiarsi un panino. Kevin aveva però finito prima degli altri, aveva deciso di incamminarsi nella seconda zona lì vicino dove avrebbero concentrato la battuta di caccia di quel pomeriggio, semplicemente per trovare il posto migliore e rubarlo tra virgolette agli altri due amici. Alcuni minuti dopo questi due amici sentirono uno sparo provenire dalla zona in cui si era allontanato Kevin e ovviamente pensarono che avesse sparato a un animale, che fosse stato proprio lui ad aver fatto partire quel proiettile. Aspettarono però alcuni minuti e Kevin non spuntò fuori da lì per fargli vedere insomma la preda che aveva appena colpito. Decisero quindi di andare in quella direzione per cercare di capire cosa stesse succedendo e trovarono Kevin per terra colpito alla testa da un proiettile. Kevin purtroppo lasciò moglie e tre figli piccoli. La sua morte, al contrario degli altri casi, venne da subito catalogata come un incidente di caccia, sia per la situazione sia per il fatto che, come vi dicevo, per la sua distanza geografica non venne ricollegata agli altri casi. Da qua in poi passarono i mesi, fino ad arrivare a circa qualche giorno prima l'anniversario di morte di Jamie, il ragazzo di Bannock che era stato ucciso. Nel corso di questi mesi Jean, la madre di Jamie, continuò a mandare quelle lettere di cui vi parlavo prima al giornale. E finalmente, come vi dicevo, poco prima dell'anniversario di morte di suo figlio, qualcuno le rispose. Arrivò proprio a Jean, a casa sua, una lettera scritta a macchina. Su questa lettera c'era scritto: "Sono l'assassino di suo figlio. Non conoscevo Jamie Paxton, era uno sconosciuto per me. L'ho visto per caso. Jamie è stato ucciso per una pulsione irresistibile che provo spesso. Quando uscii di casa quella mattina sapevo che avrei ucciso qualcuno. Non sapevo semplicemente chi e dove. Sono una persona qualsiasi, con una famiglia e un lavoro normale, probabilmente come lei. Qualcosa nella mia testa mi dice di farlo." Da qua in poi questa persona scrisse una descrizione molto specifica, molto precisa di quello che aveva fatto a Jamie, con dei dettagli che secondo la polizia non potevano essere conosciuti dall'opinione pubblica perché semplicemente c'erano dei particolari che non avevano rivelato al pubblico. Disse che quel giorno si trovava al volante della sua macchina completamente ubriaco. Ha visto Jamie in lontananza, quindi aveva parcheggiato ed era sceso dall'auto. Aveva preso il suo fucile, aveva preso la mira verso Jamie e aveva sparato. Il primo colpo lo aveva preso alla destra del petto e questo dettaglio nel lato destro del petto era uno di quei dettagli di cui vi parlavo che non erano stati ancora rivelati al pubblico. Continua col racconto dicendo che Jamie a quel punto si è accasciato ma si muoveva ancora, quindi lui aveva di nuovo preso la mira e aveva sparato un altro colpo. Il secondo proiettile l'aveva colpito più in basso rispetto al primo, si era reso conto che Jamie ancora si muoveva quindi aveva sparato una terza volta. Dopo il terzo proiettile aveva capito che Jamie era morto perché non si muoveva più e se n'era semplicemente andato. Questo anonimo conclude la lettera scrivendo: "So che pensi ancora a lui ogni giorno, lo faccio anch'io." Jean, chiaramente, dopo aver letto questa lettera, consegna tutto alla polizia. La polizia si metterà ad analizzare questo foglio, semplicemente anche per capire se ci fossero delle impronte digitali o se ci fosse un modo di capire dove fosse stata acquistata quella carta. Purtroppo non riuscirono ad avere quel tipo di informazioni, però fu un momento fondamentale per le indagini perché ebbero la conferma del fatto che probabilmente non si trattava della prima volta che quell'uomo colpiva e soprattutto che non sarebbe stata l'ultima. E qui il momento in cui la polizia
polizia realizzò di trovarsi davanti ad un assassino seriale. Facciamo ancora un salto sia cronologico che geografico. Ci troviamo a Belmont, un'altra città in Ohio, il 14 marzo del 1992. A Belmont viveva un uomo di 49 anni di nome Claude Hawkins. Claude aveva una famiglia, era sposato e aveva 4 figli. Era una persona normalissima, aveva un lavoro normale, aveva degli interessi normali. Una delle passioni più grandi che aveva era andare a pescare. Era una cosa che lo rilassava molto, una cosa che faceva il 90% delle volte da solo. Quella mattina uscì prestissimo per andare a pescare, disse a sua moglie che sarebbe andato in un posto che c'era lì vicino, che era il suo posto preferito. Come negli altri casi, Claude non tornò più a casa, cosa che fece chiaramente preoccupare la sua famiglia. La moglie chiamò alcuni amici di Claude e saranno proprio loro ad andare nella zona in cui Claude le aveva detto che era andato a pescare per cercarlo. Lo troveranno lì nel suo posto preferito, nel punto in cui si metteva sempre, di fianco alla canna da pesca e agli altri strumenti che utilizzava per pescare. Qualcuno gli aveva sparato alla testa e questa volta, al contrario degli altri casi, dovevano avergli sparato da una distanza molto ravvicinata, molto più vicino rispetto a tutti gli altri casi di cui abbiamo parlato finora. Questa cosa successiva non l'ho ben capita, ve la dico come, cioè testuale parole come l'ho trovata scritta. Praticamente quella zona in cui avvenne questo omicidio era una zona federale. Non so esattamente la spiegazione concreta del termine, perché alcune aree siano federali, perché altre no. Fatto sta che in queste zone federali, quando avviene un omicidio, un crimine di qualsiasi tipo, passa in mano, diciamo tra virgolette, all'FBI. Quindi da questo punto in poi di quel caso si occupò strettamente l'FBI, con tutto quello che ne comporta in termini di strumenti, magari indagini più approfondite rispetto a quello che potrebbe fare un semplice poliziotto, un semplice detective. Anche in questo caso il primo obiettivo dell'FBI fu quello di cercare se ci fosse un bossolo. Non ne trovarono da nessuna parte, nemmeno nella zona in cui questa persona doveva aver sparato, il che fece subito capire agli agenti dell'FBI che questa persona doveva aver sparato e poi raccolto i propri bossoli per portarseli via con sé. Cosa che ovviamente suggeriva non solo che questa persona aveva un qualche tipo di esperienza in campo, ma che probabilmente non era neanche la prima volta che lo faceva. Iniziano ad indagare seriamente perché, come vi dicevo, iniziano a sospettare di trovarsi davanti un assassino seriale, ed è qua il primo momento in cui queste indagini inizieranno a collegarsi un pochettino tra loro. Gli agenti dell'FBI iniziarono a cercare se ci fossero dei casi con delle similitudini con quello a cui stavano lavorando, ed effettivamente ne troveranno un po', quelli di cui avevamo parlato, eccetto quello in Massachusetts. Nel corso di questa prima parte delle indagini, in cui iniziarono a collegare i vari punti, purtroppo l'assassino colpì ancora. Era il 5 aprile del 1992, 3 anni quasi esatti dalla prima vittima. Questa zona ci troviamo in un'area ad est, in Virginia, nello stato della Virginia, in una zona chiamata Noble County. Un uomo di 44 anni di nome Gary Bradley si trovava in quella zona anche lui per pescare, come la nostra ultima vittima. Come nel caso delle altre vittime, anche lui non tornò più a casa, anche lui venne cercato e trovato purtroppo dalla sua famiglia. Era stato colpito da 3 proiettili, anche nel suo caso non trovarono bossoli, non trovarono indizi di nessun tipo. Al contrario degli altri casi, questo caso fu subito ricollegato a quella situazione che stavano affrontando e che stavano analizzando gli agenti dell'FBI. Ed è a questo punto che l'FBI inizia a stilare il profilo psicologico di questa persona. Secondo il profilo dell'FBI, l'assassino doveva essere un uomo caucasico, intelligente, uno a cui piace stare all'aperto. Probabilmente le varie aggressioni erano in risposta a un qualche tipo di stress o a un evento particolarmente traumatico, qualcosa che gli causava dell'ansia. Doveva essere una persona che solitamente odia il confronto. Probabilmente qualcuno con qualche precedente, tipo appiccare incendi, violenza su animali o qualche episodio da teppista. Probabilmente un alcolizzato o comunque qualcuno che beveva prima di compiere quel gesto. Anche gli agenti dell'FBI analizzano la lettera di Jeannie, quella che aveva ricevuto proprio dall'assassino. Anche loro sono d'accordo col pensare che sia stata scritta proprio dalla persona che ha ucciso Jamie, ma purtroppo anche loro non riescono a trovare nessun tipo di informazione in più da quel foglio. A questo punto avevano tutti una fretta enorme di chiudere il caso, perché chiaramente questa persona era ancora in libertà e da un giorno all'altro poteva di nuovo uccidere qualcuno. E infatti il 1 luglio del 92 2 cacciatori si trovarono per la prima volta
davanti a questa persona. Si trovavano a Khigan Kanti, si trovavano appunto lì proprio per cacciare. Uno dei due ad un certo punto iniziò a vedere in mezzo alle foglie una persona. Non fece in tempo a praticamente vedere esattamente di che tipo di persona si trattasse che notò che questa stessa persona aveva in mano un fucile e lo stava puntando contro di loro. Si mise quindi ad urlare, l'uomo venne spaventato dall'urlo di quest'altra persona e iniziò a scappare. Chiaramente questi due cacciatori a questo punto iniziarono ad inseguirlo, non riuscirono effettivamente a raggiungerlo ma fecero giusto in tempo per vederlo salire su un pick up rosso e andarsene a tutta velocità. Fu una cosa che durò una frazione di secondi a questo punto, quindi non furono in grado né di dare dei dettagli proprio specifici di questa persona né di dare una targa del veicolo. Chiaramente fecero subito una segnalazione alla polizia e questa segnalazione arrivò abbastanza velocemente anche all'FBI. Con le nuove informazioni riuscirono in realtà a isolare alcuni sospettati, ma nessuno di loro portò effettivamente a niente. Ben presto le indagini arrivarono ad un punto morto che durò in realtà per alcuni mesi, fino a quando non decisero di pubblicare le informazioni che avevano e rilasciarle al pubblico. La cosa ebbe un impatto molto mediatico, come sempre accade in casi di assassini seriali. Iniziarono quindi da subito ad arrivare centinaia, migliaia probabilmente di segnalazioni sul caso, fino a una segnalazione in particolare. Un uomo di nome Richard Fry disse di avere un sospetto su una persona che conosceva perché coincideva con la descrizione, coincideva col profilo psicologico, aveva il veicolo di cui si parlava, questo pick-up rosso, e soprattutto gli aveva parlato a volte di situazioni che potevano in qualche modo ricordargli vari omicidi. Questo Richard fece finalmente un nome, un certo Thomas Dillon. Thomas era nato in Ohio, a Canton, il 9 luglio del 1950. Suo padre purtroppo era morto quando lui era piccolissimo, aveva solo 15 mesi, quindi era sempre stato cresciuto dalla madre. Una madre che viene descritta un po' come una donna molto fredda, di certo non si comportava in modo affettuoso e amorevole con suo figlio, e questa carenza di affetto Thomas la avvertì crescendo. Diventò un ragazzo abbastanza diligente, si diplomò, prese una laurea in giornalismo, dopodiché iniziò a lavorare per conto di un'azienda. Dopo aver lavorato per qualche anno conobbe una donna con la quale iniziò a uscire, si fidanzarono, dopodiché si sposarono. Due anni dopo il matrimonio nacque anche il loro primo e unico figlio. Richard Fry, la persona che aveva segnalato Thomas, era un ex compagno del liceo. Descrive alla polizia come erano stati in realtà abbastanza amici, avevano avuto un'amicizia abbastanza stretta in passato, avevano iniziato ad andare a cacciare proprio insieme. Una cosa tira l'altra e si erano persi di vista, insomma una volta finito il liceo avevano ancora continuato a frequentarsi per qualche anno, poi non si erano più sentiti. Lo aveva poi rincontrato anni dopo, proprio nel 92, lo stesso anno in cui farà la segnalazione, a una fiera di armi da caccia. Non so se esistono in Italia, ma a quanto pare in America sì, e sono anche molto frequentate. Si erano messi a chiacchierare, insomma si erano raccontati le rispettive vite, insomma, nel corso di quegli anni, e una cosa tira l'altra, si riproposero di andare di nuovo a caccia insieme in onore dei vecchi tempi. Thomas passò a prendere Richard a casa proprio sul suo pick-up rosso. Con sé aveva un paio di birre, girarono un po' per la zona per arrivare in una zona, insomma, di caccia. Ad un certo punto, mentre erano ancora nel pick-up, Thomas gli fece una domanda un po' strana. Gli chiese se secondo lui, Thomas, sarebbe stato in grado di uccidere qualcuno. Questa domanda Richard spiazzò, ovviamente in primis per il tipo di domanda, in secondo luogo per il modo in cui glielo chiese. Non era un contesto, magari una conversazione in cui potevo uscire in maniera scherzosa, era proprio serio, assolutamente serio. Richard gli rispose di no, che secondo lui non era una cattiva persona e non avrebbe mai ucciso qualcuno. A questa cosa Thomas gli rispose sì sì, hai ragione, però se dovessi farlo, nel caso in cui dovessi decidere di farlo, lo farei in maniera molto intelligente, ovvero in modo randomico, cioè girando e uccidendo persone a caso in modo che non possano ricondurle a me. Questa conversazione gli era rimasta chiaramente un po' impressa a Richard, e quando alcuni giorni dopo aveva sentito al telegiornale queste informazioni in cui si trovava una persona che aveva sparato a persone a caso, che aveva un pick-up rosso, che si muoveva nell'area di Ohio, chiaramente aveva pensato subito a lui. La polizia decise quindi di
per scrupolo, insomma, indagare su questa pista, dato che c'erano così tante coincidenze. Andarono all'azienda in cui Thomas lavorava e chiesero al suo capo, insomma, di vedere i registri delle varie presenze di Thomas per comparare le varie date ai giorni, ovviamente, in cui erano avvenuti gli omicidi. Per tutti gli omicidi, ogni singolo omicidio, Thomas non era al lavoro, a volte perché era il giorno di riposo, a volte perché aveva chiamato dicendo di star male. Anche il giorno in cui quei due cacciatori di cui vi avevo parlato avevano visto quel signore che gli puntava un fucile addosso e che poi era scappato, decidono di iniziare a sorvegliarlo, dato che ancora si tratta di prove, tra virgolette, di coincidenze, di prove circostanziali, non potevano arrestarlo e basta. Quindi decisero di pedinarlo, di iniziare a pedinarlo, nella speranza, insomma, di non farlo allarmare, che non facesse cose strane, non scappasse o non nascondesse qualche prova fondamentale. Lui in qualche modo riuscì a capire che lo stavano pedinando. In un episodio in particolare, mentre lui si trovava davanti col suo pick-up, dietro, un po' dietro, insomma, c'era la macchina con questi agenti che lo stavano sorvegliando, lui svolta a destra e poi, prima che gli altri svoltino a destra, si infila praticamente in una sorta di vialetto chiuso. Quindi questi agenti, appena girano, non vedono il pick-up, si fermano e lui spunta di nuovo, stavolta contro rispetto a loro, cioè nel senso di marcia, si ferma di fianco all'auto degli agenti e li saluta. Dato che a questo punto la copertura era un po' saltata, ovviamente in quel momento lo lasciano andare. Poche ore dopo, una persona che si trovava a qualche chilometro da lì, in un'area in cui si trovava un lago, si trovava lì questa persona per pescare, sente il rumore di un veicolo alle sue spalle. Si gira e tra le foglie vede di nuovo un pick-up rosso. Da questo pick-up scende un uomo che, stando ancora dietro il suo pick-up, tira fuori un fucile, lo punta verso di lui e gli spara due volte. Quest'uomo, praticamente per evitare i proiettili, si lancia nel fiume, cioè si butta, si lascia cadere nel fiume. Fatto sta che Thomas, perché a questo punto ovviamente sappiamo che lui, vedendolo cadere, dà per scontato di averlo colpito, di averlo ucciso. E invece no, quella persona era ancora viva, non era stata neanche sfiorata dal proiettile. Thomas risale sulla macchina e se ne va, questa persona ovviamente va subito a chiamare la polizia. Per quanto la sua descrizione del veicolo e esteticamente, insomma, di Thomas coincidesse con lui, non riuscirà ad identificarlo con una fotografia, cioè gli faranno vedere diverse fotografie di altri uomini, tra cui quella di Thomas, non fu in grado di identificare, non disse nessuno di loro, cioè insomma non riuscì ad identificare la persona. Quindi purtroppo, di nuovo, per quanto ci fossero delle prove circostanziali, non era abbastanza per garantirsi di arrestarlo e di non farlo mai più uscire di prigione. Nel frattempo l'FBI ha cambiato strategia, o meglio continua a seguirlo ma con una strategia diversa, perché a questo punto hanno capito che lui li ha beccati, lui ha capito che lo stanno pedinando. Quindi cosa fanno? Fanno una sorta sempre di stalking, di pedinaggio, ma alternato, in modo da non avere sempre le stesse macchine dietro di lui, anzi in alcune situazioni lo seguono addirittura da un aereo. Durante uno di questi pedinaggi avviene una cosa decisamente stressante, soprattutto per gli agenti, perché praticamente Thomas sta viaggiando in questa aperta campagna dove non c'è praticamente nessuno, un aereo sopra di lui supervisiona dove sta andando, che strade sta prendendo e le comunicano in tempo reale con una radio a una macchina di altri agenti che sta facendo il percorso che fa Thomas, ma parecchio più indietro per non farsi vedere. Fatto sta che dall'aereo vedono che alcuni metri più avanti rispetto a dove Thomas c'è una ragazza che sta facendo jogging, sta correndo. La situazione è chiaramente una situazione molto classica per questo assassino seriale, coincide perfettamente col suo modus operandi, a parte il fatto che è una donna e tendenzialmente delle vittime di cui sappiamo sono tutti uomini. Quindi dall'aereo danno l'informazione a quelli in macchina di muoversi, insomma di farsi vedere, in modo che Thomas prosegua e non faccia niente a questa ragazza. Thomas effettivamente questa ragazza la supera, però poi cosa fa? Inizia a girare a destra, poi di nuovo a destra, poi di nuovo a destra, in modo da ritrovarsi praticamente dietro di nuovo la ragazza. A questo punto dall'aereo, chiaramente, che vedono tutto sto movimento, sono molto preoccupati, sono quasi convinti al 100% che
stia per far qualcosa quella ragazza. Quindi di nuovo comunicano questa cosa alla macchina degli agenti giù, che cercano di far molto veloce per cercare di raggiungerlo, di bloccarlo. Non ci riusciranno, non riusciranno a raggiungerlo in tempo, però dall'aereo praticamente si paleseranno, nel senso che inizieranno proprio a seguire la macchina. E se questo Thomas era già una persona intelligente che era riuscita a capire che lo stavano pedinando in macchina, figuriamoci quando è un aereo che fa la tua stessa strada. Fatto sta che Thomas si fermò al lato di una strada, tirò fuori un fucile e iniziò a sparare contro un cartello, che a quanto ho letto è un atto vandalico molto comune in America, cioè nel senso la cosa di sparare a un cartello stradale, fare dei buchi al cartello stradale. Qua magari in Italia li staccano, lì in America ci sparano contro, non so che dirvi. In ogni caso, ancora non possono arrestarlo, o meglio, potrebbero arrestarlo per gli atti vandalici, ma sarebbe rimasto in prigione probabilmente una notte, un giorno, se sono fortunati. Nei giorni dopo continueranno a seguirlo in maniera il più discreta, tra virgolette, possibile, e faranno delle registrazioni, che vedrete mentre ve ne parlo, dove praticamente lui fa visita a diversi cimiteri in varie città diverse, e lo capiranno dopo qualche visita, ma andava praticamente a far visita ai cimiteri e alle lapidi, alle tombe delle sue scorse vittime. Avrebbero avuto bisogno di più prove? Probabilmente sì. Fatto sta che comprensibilmente questi agenti volevano togliere questa persona dalla strada il più in fretta possibile per cercare di salvare persone, di salvare vite, quindi finirono con l'arrestarlo la prima volta perché aveva il fucile in macchina, sapete, quando è andato a sparare ai cartelli, cosa che avrebbe finito col tenerlo in prigione per qualche giorno probabilmente. Decidono di interrogarlo e decidono non proprio di bleffare, ma quasi, nel senso che nella stanza in cui lo interrogheranno metteranno ai muri e sul tavolo tutte le foto di questo pedinaggio, tutte le foto, tutti i collegamenti che avevano con lui. L'obiettivo era quello di mettergli pressione, cioè di fargli sembrare come se non avesse scampo, se fossero comunque un passo avanti a lui. Nel frattempo cercano a casa sua, hanno la speranza di trovare qualcosa di tangibile, qualche prova che non gli lasci scampo, ma a casa sua non troveranno assolutamente niente. Lui, che evidentemente è davvero una persona molto intelligente, sa che quello che ha lasciato, quello che hanno di lui, non può garantirgli una condanna di qualche tipo per quella cosa lì. Si chiamano ancora prove circostanziali quelle che hanno. Fino a quando finalmente avvengono due cose. Trovano un bossolo da una scena del crimine, cosa assolutamente improbabile perché comunque sono passati anni a questo punto da queste aggressioni, da questi omicidi. Riescono finalmente a trovare un bossolo ed è esattamente il bossolo del proiettile che ha colpito la vittima. Ora, è vero che hanno un bossolo, non possono collegarlo ancora a Thomas fino a quando non arriva una segnalazione da parte di qualcuno. Qualcuno che ha sentito al telegiornale quello che sta accadendo, che Thomas insomma è stato arrestato ed è il sospettato principale per questi casi, e vedendo la foto di questa persona si è resa conto che è lo stesso uomo che diversi mesi prima gli aveva venduto una pistola. Quest'uomo che ha acquistato la pistola è preoccupato del fatto che quella pistola sia stata utilizzata in alcuni degli omicidi, che non è una pistola, scusate, è un fucile, ho sbagliato termine. Comunque questa persona è convinta, ha paura più che altro che quel fucile sia stato utilizzato in uno degli omicidi, quindi chiaramente chiama la polizia, dice loro questa cosa e gli consegna il fucile. E quel fucile è esattamente il fucile che ha colpito Jamie e Claude, quindi due delle vittime. A questo punto hanno le prove che quella pistola che una volta apparteneva a Thomas e che aveva rivenduto a quella persona è la pistola di almeno due degli omicidi. Finalmente hanno prove concrete e possono arrestarlo per quello. A questo punto gli propongono un patteggiamento perché non vogliono rischiare di lasciare qualche omicidio, tra virgolette, non risolto, cioè che per quegli omicidi per la pistola lui venga dichiarato colpevole ma non per gli altri. Quindi gli propongono una cosa che si propone spesso nello stato dell'Ohio al tempo, non so se anche adesso, ma c'era ancora la pena di morte e chiaramente per quel tipo di omicidi la rischiava. Quindi gli propongono di togliere la pena di morte
in cambio di una confessione. Ed è a questo punto che Thomas confessa tutto. Confessa tutto non solo agli agenti, ma anche al processo, ai vari processi, perché ovviamente furono un singolo processo per tutti i casi. Sembra davvero non provare rimorso, nel senso che dalle immagini che ho visto, spesso sorride, ammicca alla telecamera, non sembra una persona pentita di quello che ha fatto. Anzi, parla spesso con i giornalisti, anche dalla prigione, chiama spesso alcuni giornalisti per rilasciare interviste. L'unico caso di cui evidentemente non gli piace parlare, l'unico caso in cui si sente davvero a disagio, è proprio il caso di Jamie, del ragazzo di 21 anni, e sarà proprio lui a dire alla giornalista di non voler parlare di quel caso perché non si era reso conto di quanto fosse giovane. Disse, insomma, questa giornalista che si era pentito di aver ucciso una persona così giovane e non l'avrebbe mai fatto se avesse saputo che aveva solo 21 anni. Non che le altre vittime che avevano una trentina d'anni fossero vecchie, a mio parere. In ogni caso, Jean, la madre di Jamie, rilascerà un'intervista a dei giornali dove chiamerà praticamente Thomas un codardo perché ha ucciso suo figlio di fatto da lontano, cioè proprio come una persona, lo chiama proprio codardo, e questa cosa darà molto fastidio a Thomas, tanto che chiamerà Jean e questa donna parlerà per diversi minuti al telefono con l'assassino di suo figlio. Al termine dei processi viene dichiarato colpevole e gli daranno un ergastolo per ogni vittima. In realtà la polizia e l'FBI hanno ancora il dubbio che ci siano altri casi da ricondurre a lui, altri casi che magari sono passati ufficialmente come un incidente di caccia, altri casi che magari sono, che rimangono ancora aperti e che non sono stati collegati a lui, soprattutto per il fatto che a un certo punto c'è un salto di più di un anno di inattività ufficiale, quindi pensano che in quell'anno lui abbia colpito altre persone e che semplicemente non siano riusciti a ricondurle a lui. Qualche informazione post, insomma, condanna. La moglie di Dillon continua a essere ancora sposata con lui, sono a tutti gli effetti ancora una coppia sposata. Ha tentato di vendere i diritti della storia, diciamo, di Thomas a una nota casa di produzione per un film. Jean questa cosa non l'ha accettata, la madre di Jamie, e ha mosso un sacco di persone, sono riusciti a fare passare una legge, sono riusciti grazie a questa legge a evitare che gli assassini lucrino di fatto su quello che hanno fatto, quindi vendendo la storia ai giornali o per un film, per una serie TV, per un libro, eccetera. Questo è tutto quello che ho trovato sul caso di oggi, che come potrete concordare con me è un caso davvero molto particolare, secondo me unico comunque tra i pochi nel genere. Grazie come al solito di essere arrivati fino a questo punto del video, come al solito se volete sostenere il canale potete iscrivervi, lasciare un commento, un mi piace, seguirmi sulle varie piattaforme e da poco anche seguirmi su Redroom, ovviamente trovate tutti i link in descrizione. Per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con un prossimo video.